Sono partite le prime 8 semifinaliste di questi 4 per 400 metri. Vi ricordiamo la regola: si corre in corsia tutta la prima frazione, infatti le atlete non sono partite dalla partenza dei 400 metri ma più avanti rispettivamente, 3 metri e mezzo più avanti. E poi le atlete della seconda frazione invece, un po' come sull'800, faranno la prima curva in corsia e poi andranno alla curva, e a seguire ci saranno i cambi tra virgolette ammassate, seguendo l'ordine del passaggio ai 200 metri. Buona prima tratta dall'MLC. Sì. Se vedremo il rientro dove siamo posizionati, sì, esattamente come l'800, la partenza della seconda tratta, e rientreranno con l'800, tanto gli statunitensi con Felix ne vanno, adesso la Svizzera rientrerà abbastanza bene, quindi tattica giusta, perché rientriamo nel gruppone, non siamo già indietro. Sì, Clemens dunque ha fatto ottimamente il suo lavoro, e vedete Julia Niederberger che ha la sua prima presenza iridata spalla a spalla con Lieke Klaver, la finalista dei 400 metri. Adesso l'olandese ha preso il largo, va ad inseguire Lavi Nielsen, la britannica, però Julia Niederberger ancora lì in un'ottima quarta posizione. Davvero molto bene le prime due frazioni per la Svizzera, che adesso viene recuperata parzialmente anche dalla Francia con Shana Grebo. E cade intanto, attenzione, l'Olanda con Kathleen Peters, che va a ostacolare la Francia. Ne approfitta la Svizzera, che passa in avanti, adesso in terza posizione con Annina Farr. Deborah sarà tiratissima per il terzo posto. Eh sì, adesso dalle retrovie sta arrivando Judith Franzen, la tedesca, mentre molto più staccata sembra essere il Sudafrica. Che pasticcio al cambio per l'Olanda, e allora davvero la Svizzera ne può approfittare, ed è molto buono anche essere nelle prime posizioni, perché l'Olanda si va a cambiare. Deborah. Ma adesso hanno Famke Bol, però indietro, sì. Allora dai, la Svizzera che può cambiare praticamente in corda, un ottimo risultato. Adesso è il turno di Yasmin Giger, attenzione ad Anna Rizhikova, la forte ucraina che va subito a caccia della nostra rossocrociata. Comincia anche la sua rimonta Famke Bol, che ha fatto però tantissime gare, vedremo se avrà la forza anche in questa occasione. Svizzera che adesso è stata ripresa anche da Amandine Brossi, e la francese, alle sue spalle ancora la Germania con Alika Schmidt, e Famke Bol che sta arrivando come un treno. Resiste ancora Yasmin Giger, bisogna entrare nelle 5 per poter sperare nei ripescaggi. Ottima spinta, ottimo spunto di Yasmin Giger, che va a riprendere Anna Rizhikova. La Bol rimonta, ma noi siamo quinte, un ottimo risultato. Andiamo anche a vedere il cronometro, siamo sopra il record svizzero, ma è comunque, Enrico, al di là di qualsiasi sia l'esito, un'ottima staffetta. Un'ottima staffetta, benissimo all'Emels in prima tratta. Mi ha sorpreso in positivo la Niederberger, che con grande personalità ha portato a termine una seconda tratta molto buona. Vedremo più avanti i tempi. La Fer ha fatto il suo, la Giger poteva far di più molto probabilmente. Sì. Si è un po' troppo rilassata, i primi 200 è stata un po' troppo passiva. Ma quello che ha fatto la Bol, voglio vedere il tempo della Bol lanciata, ha fatto un tempo fuori di testa, perché aveva 15 metri di distacco dalla Giger e ha sorpassato tutte facendo anche metri in più. La Bol un fenomeno, vedremo adesso comunque cosa è successo al cambio, perché ne ha perso anche la Francia, è stata ostacolata assai anche la Francia, vedere le olandesi cosa hanno combinato in quel cambio, e le olandesi hanno rischiato grosso per la finale. Bisogna vedere se Bol digerirà questa mazzata, perché ha dovuto spremersi. Loro prevedevano una Bol tranquilla l'ultima tratta a spasso, invece ha dovuto correre a 120%. Quindi buona Svizzera, non so ancora il tempo. 3:29:11 è, ecco, un buon vediamo. Tempo. Qui vediamo. Oh, perde il testimone. Ma si può fare? Sì, sì, deve prenderlo lei, sì, sì. Ok. Sì, sì, perché poi qui non c'è un problema di corsia. Però la Francia viene ostacolata,
Francia che è arrivata quarta e che dunque verosimilmente interporrà ricorso, e questo significa stiamo a vedere che potrebbe ripetersi una situazione come quella che abbiamo visto pochissimi minuti fa qui all'interno di Hayward Field, perché prima della nostra diretta alla 1.55 è scesa in pista da sola Anne Zagré, che ha corso i 100 ostacoli con praticamente sono state parate tre corsie di ostacoli come in una gara normale, ma non tutte 8, solo 3. Lei ha corso in quella centrale delle tre per avere il riferimento degli ostacoli di fianco, ha corso da sola per andare a prendersi la qualificazione per la semifinale dei 100 ostacoli, per l'appunto avrebbe dovuto correre più veloce di Ditaji Kambunji e in quel caso verosimilmente le avrebbe tolto la qualificazione. La federazione svizzera non era d'accordo, ha passato diverse ore a discutere con World Athletics chiaramente per magari far riammettere anche direttamente Zagré senza farla correre. Pare che neanche World Athletics avesse le idee molto in chiaro, comunque sia Zagré ha tolto le castagne dal fuoco per tutti perché purtroppo per lei si è schiantata dopo l'ultimo ostacolo. Devo e dunque i tempi, non questi ma quelli gli singoli, altri, certo sì, hanno fatto un po' casino, potevano mettere in nona, come nona nelle semifinali senza farla correre questa ragazza che è anche caduta, si è magari anche fatta un male. Un po' inconcepibile perdere tempo per queste cose quando hai 9 corsie. Era stato fatto probabilmente perché non ha finito la corsa. Bull 49-38, le svizzere 52-09 da fermo, ottimo. E le altre uguali, 52-46, leggermente meglio Giger, ma non di tanto, ma ha corso veramente bene tutte.